Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi faremo una back to school. Prima di iniziare vi voglio fare una domanda. Quanti anni avete? Scrivetelo nei commenti. Ma ora iniziamo. Vi faccio vedere il mio diario. È di Lion perché sono un vero fan. Ve lo faccio vedere. Qua c'è un leone, poi tanti leoni e qua ci sono gli sticker. Poi qua si scrive il nome, il cognome, eccetera. Qua si scrivono le materie. E qua non lo so. Poi qua le note per appuntare. Poi andiamo all'ultima pagina, qua vabbè, e ci sono tante cose per appuntare. Vi faccio vedere il mio astuccio. Eccolo qua, vabbè, sempre di Lion perché vi ho detto che sono un vero fan. Qua se non vedete la penna ho già studiato i compiti delle vacanze. Qua c'è la squadretta e qui il righello, con la forbice, eccetera. E poi ci sono le matite. Poi andiamo. Poi, se non lo sapete, ci sono anche i pennarelli. Ora vi faccio vedere lo zaino di Lion. Eccolo qua. L'interno è così. Dov'è? Qua. Guarda, qua è profondissimo. Poi lo chiudiamo e c'è anche una parte piccola. Eccola qua la parte piccola. E qua si può mettere la borraccia e anche qua. E questi sono tutti i miei quaderni, ma i miei preferiti sono quelli della Juve. Sono questi. Infatti ho anche il cuscino della Juve e se non vi ricordate nel mio video precedente ho fatto un video dove dicevo la mia squadra preferita e se non avete visto il mio video precedente ho fatto un'intervista. Andatelo a vedere. E ora prepariamo il mio zaino e per iniziare ho scelto questi quaderni. Questo qua è della tigre, questo qua della ranocchia, questo qua del paronama e questo qua del gorilla. Iniziamo a prendere l'astuccio e il diario. Iniziamo a prendere lo zaino. Mettiamo prima di tutto i quaderni. Mettiamo i quaderni, qua l'astuccio e poi l'acqua che non ce l'ho. Invece il diario lo metto in quello piccolo. Sì, mi chiederete, ma questo zaino è troppo grande per tutte le robe che porti a scuola e vabbè, l'ho comprato così grande. E se il video vi è piaciuto, mettete like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. E mo io vado a scuola, ciao!